Sono qui con noi Rachele Bruni, Diana Bacosi e vorrei un grande applauso invece per Giuffrida Odette che purtroppo doveva essere qui con noi ma si è fatta male, quindi noi le facciamo veramente un grandissimo in bocca al lupo perché guarisca prima possibile, per cui Rachele e Diana vi chiedo di salire qui con noi sul palco. Vuoi partire con il nuoto visto che insomma... No, guarda, allora io lascio il nuoto a te e mi prendo il tiro a volo. Va bene. Perché prego. Io ho una curiosità grandissima, perché visto che tu hai un bambino di 7 anni, un piccolino, volevo capire come aveva vissuto lui la tua Olimpiade. Buonasera a tutti. Come ha vissuto lui? Lui ha vissuto all'inizio un po' male il distacco mio, perché sono andata via 20 giorni prima dell'Olimpiade, sono andata a fare l'avvicinamento a Rio in una località lì vicino, e poi però dopo è esploso di gioia, ovviamente vedere la mamma in TV che sta lottando per quello in cui crede, per quello in cui lavoro tutti i giorni dell'anno, è stato felicissimo. Ma l'hai già portato a sparare? Sì. Sì, è già venuto al poligono, frequenta però ovviamente con il suo giocattolo ancora un po' troppo presto per cominciare. Il confrontarsi con la popolarità che in quei giorni ti è piovuta addosso, si può dire, sì, come ti è sembrato poi andare sui giornali, le interviste, tutte queste noiosissime cerimonie di premiazione, no, a parte questa naturalmente, com'è? No, sicuramente vincere la medaglia a Rio era il sogno di una vita, quindi... Poi le interviste, le cerimonie comunque fa piacere e ti fa comunque continuare anche la voglia di, insomma, dici il sacrificio mi ha portato a questo, quindi comunque è ben ripagato. Allora, vediamo chi ha vinto. Vediamo chi ha vinto. Ciao a tutti. Grazie mille per avermi votato e avermi permesso in questo modo di vincere gli Italian Sport Race Awards. Ringrazio l'organizzazione per avermi invitata a Roma. Purtroppo non riuscirò ad esserci per ritirare il premio perché per impegni sportivi sarò all'estero. Nonostante questo vi sarò vicina con il pensiero e vi mando un saluto e vi auguro di passare un'ottima serata all'insegna dello sport. Ciao. Grazie Elisa, grazie alla vincitrice della categoria Rivelazione Donne. Ragazze, chiedo a voi due di consegnare un pensiero Boccadamo e un abbonamento del salario in cristallo, anche l'olio Olive Health, alle nostre ragazze.